Bentornati per quello che è l'inizio di un nuovo appuntamento di Facciamo Finta Che, perché insieme al nostro Manuel che lavora in remoto, in regia, al nostro Savio che ci ha dato l'idea, ma in realtà una marea di messaggi sono arrivati per poter avere un appuntamento fisso con il nostro ospite di stasera. Inauguriamo una nuova rubrica, una nuova serie di puntate che ci vedranno protagonisti sempre la domenica alle 21, perché lo sapete, c'è della ritualità, quindi il martedì ore 12, il venerdì ore 18 e la domenica ore 21, sempre il 3 che ricorre, 2 più 1, 8 più 1 e 2 più 1, quindi sempre il 3 che va, ricorre insieme a noi. Il nome l'ha deciso il nostro ospite, quindi lo facciamo svelare da lui, ladies and gentlemen, anzi più che un ospite è il padrone di casa, Nicola Bizzi, bentornato e benvenuto in questo nuovo spazio. Grazie, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. E abbiamo pensato il nome, in realtà cioè, il mio contributo è stato da darti carta bianca e il nome è fighissimo e quindi lo annunciamo insieme e parte da qua un viaggio domenicale in prima serata. Il sentiero di Atlantide. Bellissimo, bellissimo, che fra l'altro è l'argomento con cui ci siamo anche conosciuti. Ringrazio poi anche il nostro Manuel, mentre noi parliamo, farà vedere anche una serie di libri, di copertine di libri, perché è un argomento che tu hai trattato spesso e anche nel nuovissimo libro se ne parla, quindi è un cerchio che si chiude, è tutto un divenire. Sì, in realtà i nuovissimi libri, bisogna dire al plurale, sono due, perché ho appena finito di scrivere un libro molto impegnativo che si intitola I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, che ora vi spiegherò di cosa si tratta, e in contemporanea, se non mi accusano di lavorare poco, sto finendo di scrivere un libro insieme ad un carissimo amico di Roma, che è Patrizio Mariotti, un altro grande ricercatore di questi temi. E questo libro, si intitolerà, che uscirà a metà aprile, si intitolerà Latitudine Zero, Terre Incognite e Dintorni. Ed è un libro tutto dedicato ai continenti perduti, alle civiltà scomparse, alle civiltà, alle isole leggendarie, alle città perdute. È una grande panoramica nell'abisso dei misteri del nostro passato. Caspita, e fra l'altro partiamo subito, vuoi partire dal nuovo per arrivare ad Atlantide o partiamo dalle Atlantidi e ci colleghiamo anche agli argomenti dei nuovi libri? Sì, perché come già ti ho detto è tutto collegato. Il libro che ora ho finito di scrivere e che manderò in stampa la prossima settimana, che si intitola I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, è un libro che tratta in particolare della civiltà minoica cretese. Ma il filo conduttore di questo libro, che poi è abbastanza imponente perché ho cercato di tagliare, ma siamo sulle 650 pagine. E ho dovuto condensare determinati argomenti, renderli anche in chiave accessibile, in chiave comprensibile, dimostrando praticamente che la civiltà minoica cretese, che è stata la civiltà madre dell'Europa, la prima grande civiltà europea, la matrice di tutto, la matrice di quello che poi è stato il mondo ellenico, la matrice di quella che è stata la nostra stessa civiltà. E aveva delle radici molto più profonde di quanto comunemente si parli, che si ricollegavano direttamente con la civiltà atlantidea, di cui fra poco parleremo. Molti storici, molti ricercatori tendono a individuare Atlantide, a identificare Atlantide con la Creta minoica, ma questo è un madornale errore. E tendono a fare questo errore parafrasando quanto ha scritto Platone nel Critia, nel Timeo, attribuendo di fatto un errore a Platone. Platone
sostanzialmente in queste sue due, in questi suoi due dialoghi, il Critias ed il Timeo, che poi erano completati da un terzo dialogo, il cosiddetto dialogo fantasma, che è l'Ermocrate, che lui sicuramente ha scritto, ma che, come spiego nel mio libro, è stato fatto sparire, perché era un dialogo molto scomodo, perché nel Critias e nel Timeo Platone usava la maieutica. La maieutica è una grandissima risorsa iniziatica. E qui si parla di vera iniziazione, perché maieutica deriva dal greco, è una parola greca, e significa ostetricia. Significa quindi estrarre, far partorire. E i suoi dialoghi filosofici hanno proprio questa funzione. Non è che vogliono insegnare ex cathedra un qualcosa che uno deve per forza recepire e tacitamente deve assorbire e poi se ne va. No, la maieutica insegna a estrapolare da dentro di sé la verità. Praticamente la funzione del dialogo filosofico di Platone è stimolare dentro noi stessi un determinato concetto, una determinata verità, elaborarla ed estrapolarla, partorirla, praticamente invitare le persone a ragionare con la propria testa e a chiedersi sempre perché e a darsi delle risposte. E nel Critias e nel Timeo, Platone parla di questa civiltà perduta, parla di questa grande civiltà che aveva preceduto tutte le civiltà conosciute, ma quello che lui scrive, quello che lui fa dire, perché poi i suoi dialoghi sono vari personaggi che parlano, questo è proprio il senso della maieutica, è una narrazione dialogica che invita proprio il lettore a immedesimarsi con chi dialoga e a ragionare. Quindi lui fa dire ai suoi personaggi determinate cronache, determinati fatti, determinate verità, ma lui ha basato il contenuto di questi suoi dialoghi su un certo materiale che derivava direttamente da Solone. Solone, grande legislatore ateniese, grande filosofo, anche lui era fra l'altro un antenato di Platone, era di fatto un suo prozio. Solone, al pari di Platone, aveva soggiornato a lungo in Egitto, perché poi ci andò anche Platone per ben 12 anni, e Solone in Egitto era venuto in contatto con gli ambienti sacerdotali della città di Sais, una città nel delta del Nilo, quindi nel basso Egitto, e i sacerdoti di Sais gli avevano mostrato un qualcosa di molto particolare, visto che lui era greco, e gli dissero: sì, tu sei greco, la tua civiltà è così giovane, voi siete come bambini in confronto a ciò che adesso io ti narrerò. E questo sacerdote egizio di Sais gli mostrò delle colonne di un tempio, dove era riportata tutta una particolare cronaca che riferiva di questa grande civiltà precedente. E Platone sostanzialmente si basò sul contenuto degli scritti lasciatimi da Solone per stendere questi dialoghi. E nel Critias e nel Timeo lui ci descrive questa civiltà anche con delle abbondanti descrizioni geografiche. E nell'Ermocrate, questo dialogo fantasma di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto perché è stato veramente fatto sparire, lui andava nel dettaglio, spiegava veramente la storia vera di questa civiltà, la storia vera di questo popolo. Ed è una delle tante opere non soltanto andate perdute, ma addirittura fatte proprio sparire. Perché, come sappiamo, oltre il 90% dell'antica letteratura, della letteratura classica
Non c'è più. Non c'è più perché con l'avvento del cristianesimo, con l'inizio delle persecuzioni di tutte le altre tradizioni religiose, ci sono stati secoli purtroppo di grande intolleranza, secoli di buio e migliaia di biblioteche, di grandi biblioteche, di archivi, sono tutti stati dati alle fiamme. Le biblioteche dei templi, perché all'epoca era tutto collegato. Noi oggi abbiamo una cultura post-illuministica in cui tendiamo a separare nettamente la religione dalla scienza. Nell'antichità non era così, nell'antichità esisteva la conoscenza dell'immanente, del trascendente, la conoscenza della realtà umana e la conoscenza della realtà divina, che era un tutt'uno, era un'unica essenza. E gli esseri umani imparavano questa conoscenza, che spesso era accompagnata da dei precisi percorsi iniziatici, che era un unicum, era un'unica grande sfera di sapienza. Che poi purtroppo nella nostra storia recente è stata differenziata col positivismo. Quindi Platone ci narra di questa civiltà e ci dice esattamente quando scomparve. Platone pone una data, 9.000 anni prima della sua era. Platone, sappiamo benissimo, è vissuto nel V secolo a.C. Quindi questa civiltà sarebbe scomparsa circa 9.500 anni fa. Molti che hanno identificato erroneamente Atlantide con la Creta minoica attribuiscono a Platone un errore. Platone ha sbagliato, non voleva dire 9.000, voleva dire 900 e si riferiscono all'eruzione del vulcano di Santorini, dell'isola di Tera, che di fatto implose e provocò una delle più grandi esplosioni della storia e di fatto annientò la civiltà minoica cretese perché questa eruzione fu terribile. Mutò il clima in tutto il Mediterraneo e provocò fra l'altro la scomparsa di tutti i grandi imperi dell'epoca. Ci furono enormi disordini politici, sommovimenti, crollo di intere dinastie, anche in Egitto. E la Creta minoica non si riprese più da questo grande disastro, che poi comportò anche decenni di carestia perché il cielo si oscurò per la nube di polvere. Ma questa comunque è un'altra storia. Parliamo proprio di Atlantide. Platone ce la descrive come Atlantide, Atlantis. E qui ci ricolleghiamo all'Oceano Atlantico, perché lui effettivamente nei suoi dialoghi la pone al di là delle colonne d'Ercole, nel Grande Oceano. E c'è chi l'ha identificata con l'America? No, perché Platone paradossalmente conosceva molto bene l'esistenza del continente americano, perché lui si è lasciato scappare in alcune sue affermazioni, nei suoi scritti, che al di là di queste isole, fra cui quella di Atlantide, c'era poi un altro grande continente. E tutti gli storici dell'antichità lo conoscevano, questo grande continente che era quello americano. Anche Diodoro Siculo, Plutarco di Cheronea, tutti fanno riferimento a questa terra al di là del mare. Quindi chiaramente l'America non era l'Atlantide e Atlantide non era la Creta minoica, ma era un qualcosa che si poneva fra l'Europa e l'America. E effettivamente, anche senza lasciare andare troppo la fantasia, troviamo da una parte e dall'altra dell'Atlantico lo stesso genere di costruzioni, le stesse piramidi, una matrice religiosa, se vogliamo, comune, che potremmo poi esaminare nel dettaglio. E tutto ci fa pensare ad una grande civiltà che ha fatto da ponte fra i due mondi. Platone non era semplicemente un filosofo, Platone era soprattutto un grande iniziato. Lui si iniziò ai misteri eleusini e ai misteri orfici, era molto in contatto con gli ambienti pitagorici e
Tutti i suoi dialoghi sono improntati su una, come dire, una divulgazione mirata a chi poteva recepire di certe questioni iniziatiche, di certe conoscenze. Quindi lui non a caso ha parlato di Atlantide menzionando il materiale che aveva ricevuto dal suo prozio Solone. Perché voleva farci riflettere su, non era semplicemente come i suoi detrattori sostengono una metafora filosofica, perché ci sono troppe descrizioni geografiche, troppo particolareggiate. E poi, soprattutto, Platone non è stato il primo a parlare di Atlantide. Esistono moltissime menzioni di altre opere che purtroppo sono andate perdute, che parlavano di questa antica terra perduta. Alcune di queste opere sono state tramandate dalle scuole misteriche eleusine. Io, come ho raccontato in una precedente trasmissione, appartengo a questa tradizione per linea familiare, perché è una delle poche tradizioni dell'antichità ad essere sopravvissuta attraverso varie vicissitudini, attraverso il Medioevo e via dicendo. Ma la tradizione eleusina ha tramandato un corpo di testi. Questi testi non sono mai stati pubblicati, non sono mai stati resi noti. Io sto combattendo da anni perché faccio un po' parte di quella fazione che vorrebbe divulgare molto di più di quanto sia stato consentito fino ad oggi. E c'è stata una sorta di accordo, per pubblicare alcuni di questi testi. Ed è un lavoro veramente titanico perché sono migliaia e migliaia di pagine. E innanzitutto questi testi non provano niente, ci tengo a specificarlo perché noi disponiamo delle trascrizioni, delle trascrizioni, delle trascrizioni, delle trascrizioni, perché sono testi che sono stati tramandati da queste scuole misteriche e che sono stati oggetto appunto di varie copiature. Noi non disponiamo di nessun originale. Ma il materiale, il supporto più vecchio che abbiamo sono codici dell'epoca rinascimentale. Cioè, già questo sarebbe eclatante per carità, ma però non abbiamo i supporti antichi che si suppone fossero in papiro. Ma sono due raccolte di testi molto voluminose che sono attribuite ad autori precedenti alla civiltà greca, autori che addirittura vengono fatti risalire a questa grande civiltà precedente. E scopriamo, io ho 30 anni che li studio, e vi dico la verità, non sono neanche riuscito a leggerli tutti, perché è un materiale veramente impegnativo. Ci sono descrizioni, cronache, testi epici di battaglie. Elenchi di dinastie regali. Cercando di sintetizzare, viene raccontata in questi testi la storia di una civiltà che sarebbe nata su un insieme di terre che vengono chiamate le sette grandi isole del Mar d'Occidente. Un insieme di terre che vengono collocate esattamente nell'Oceano Atlantico settentrionale, proprio dove Platone colloca l'Atlantide che lui descrive nei suoi dialoghi. È riduttivo chiamarle isole perché erano veramente dei veri e propri microcontinenti. I maggiori, infatti, erano grandi più o meno quanto la penisola iberica e la Spagna messe insieme, quindi si tratta di una superficie considerevole. E ci vengono descritte come sette. Abbiamo una grande terra chiamata En, non molto distante da Gibilterra, quindi di fronte alla Spagna e al Portogallo. Sopra ed era abitata, questo è molto importante, da popolazioni con caratteristiche mediterranee, quindi con capigliature nere, con pelle, carnagione olivastra. Sopra
Sopra l'En c'era un'altra grande terra chiamata Arias, descritta come Arias, che sarebbe stata popolata da una stirpe più primitiva, più barbara, con capigliatura rossa, carnagione molto chiara e capelli rossi, molto simile a una certa etnia che riscontriamo in Irlanda, per esempio. Poi c'erano altre terre, per esempio l'Aesir a oriente dell'Arias ci viene descritta come popolata da una stirpe addirittura di tipo albino, con carnagione bianchissima e capelli addirittura bianchi. Poi abbiamo due terre settentrionali che sono entrate prepotentemente in tutta la mitologia del mondo, la Thule e l'Iperborea. Addirittura in molti miti, in molte tradizioni, in molti autori come Evola, Genon, vengono addirittura identificate nella stessa terra. Invece qui ci vengono descritte come due isole diverse. Infatti la mitica Thule, l'ultima Thule, questa terra dell'estremo nord, viene menzionata non solo dai miti greci, ma anche dai miti di tutte le popolazioni del nord Europa. C'è chi la identifica con l'Islanda, e invece non era l'Islanda, perché l'Islanda è più giovane, paradossalmente, e l'ha collocata un po' più a occidente dell'Islanda. E sostanzialmente c'è questo insieme di terre abitato da varie popolazioni e dove la civiltà praticamente sorse attorno al 19.000 a.C. Praticamente da zero, dalle palafitte, dalle caverne, fino ad evolversi in una struttura tribale di clan, basata proprio sulla struttura dei clan. E fino ad arrivare poi a villaggi di capanne, a piccoli centri urbani, fino ad arrivare a una civiltà compiuta. E la cosa interessante è che gli autori di questi testi, sarebbero provenuti dall'isola più meridionale, quella di En, e loro praticamente descrivono la loro storia. E di riflesso però parlano anche della storia delle altre isole, e questo per un motivo, perché quella civiltà che si sarebbe sviluppata sulla grande isola di En, che come dicevo prima era di fronte a Gibilterra, avrebbe poi conquistato tutte le altre terre. L'En ci viene descritto inizialmente come diviso in tre distinti regni. E qui ci ricolleghiamo effettivamente con Platone per un motivo, perché i regni dell'En, che erano tre, uno era il regno di Ennosigeo, in lingua originale Ensington, che fu quello che poi conquistò gli altri due. Ma quali erano gli altri due? Uno era il regno di Poseidone, in lingua originale Fesei-une, che poi era una lingua molto particolare, una lingua agglutinante, che usava dei geroglifici molto particolari, geroglifici di natura sillabica. L'altro regno, che era nella parte nord-occidentale di questa terra, aveva un nome composto da quattro geroglifici. Cercherò di sillabarveli. Hat, Lan, Tiv, Iea. Quindi Hat, Lan, Tiv, Iea. Cosa significa? Secondo la tradizione misterica eleusina, questi quattro geroglifici hanno un significato molto particolare. Hat significa grande. Lan significa femmina, ma anche madre. Tiv indica la provenienza. Iea è il mare, la distesa delle acque. Quindi letteralmente Hat, Lan, Tiv, Iea significherebbe
la grande madre venuta dalle acque. E questo potrebbe benissimo essere il nome di cui aveva avuto menzione Platone attraverso le cronache riportate da Solone, che a sua volta le prese in Egitto. E poi vedremo che c'è anche un collegamento con l'Egitto, magari ci arriveremo in un secondo tempo. E secondo sempre questi testi, sull'isola di Enna c'era anche una città particolare che aveva un nome simile. Questa città si chiamava Hat-Lan-Tiv-Hesh. È diverso il finale, perché il suo nome era la grande madre venuta o discesa dalle stelle. Hesh significherebbe stelle. Perché la loro era una religione stellare, una religione assolutamente votata alle stelle, votata al cosmo. Loro vivevano per l'astronomia, perché sentivano di provenire dal cielo. E qui ci addentriamo in un percorso molto più tortuoso, molto più difficile, perché se già magari ci può risultare difficile comprendere, recepire, metabolizzare che sia esistita una grande civiltà precedente alla nostra, evolutasi a partire da 20.000 anni fa, da questi testi emerge un qualcosa di ancora più incredibile. Che questa civiltà sì, sarebbe sorta dalle caverne, dalle palafitte 20.000 anni fa, ma di fatto sarebbe ricominciata da capo dopo una grande distruzione, dopo un qualcosa che loro nei testi chiamano la grande guerra cosmica, un qualcosa di paragonabile o dissimilabile alla titanomachia che ci descrive Esiodo nella sua Teogonia. Una grande guerra fra dei, chiamiamola così. Una grande guerra fra dei che sconvolse anche il nostro mondo, ha lasciato la propria impronta in tutte le mitologie di questo pianeta, in tutte le tradizioni religiose, nei testi anche indiani come il Mahabharata, il Ramayana. Nella mitologia nordica si parla dello scontro fra gli Asi e i Vani. Ma la cosa interessante è che questi testi ci parlano anche di una prima Atlantide precedente a questa guerra, precedente a questa grande devastazione, una guerra che distrusse completamente il mondo, e parliamoci chiaro, lo fece ricominciare da zero. E ci descrivono un'età dell'oro. Una mitica età dell'oro precedente in cui gli esseri umani e gli dèi vivevano insieme e camminavano insieme su questo mondo. Dove? In Atlantide, ma non in un'Atlantide identificata come sette grandi isole, ma come un continente. Un continente che poi, in conseguenza delle devastazioni di questa guerra, si sarebbe frantumato in sette grandi isole. Ma sarebbe stato quindi in origine un continente che copriva buona parte dell'Atlantico settentrionale. Ma la cosa molto particolare è l'origine di questa umanità che avrebbe vissuto in questo continente. In questi testi viene descritto un qualcosa di incredibile, di apparentemente incredibile, una sorta di esperimento genetico. Si parla infatti di dei titani dalla pelle azzurra provenienti dalle stelle, Hesh, come dicevo prima, ma da un posto in particolare, perché ci parlano della loro provenienza. E questi titani sarebbero arrivati da un pianeta orbitante, dal quarto pianeta esattamente, orbitante attorno alla stella Tau Ceti. Tau Ceti è una stella della costellazione del Cetus ed è una delle stelle più vicine. È una stella molto simile al nostro Sole e a 11 anni luce circa dalla Terra.
Fra l'altro, proprio negli ultimi anni, e su internet, possiamo trovare molto materiale a riguardo, gli astronomi hanno individuato, sapete che negli ultimi anni sono stati scoperti circa 8.000 pianeti extrasolari. Sono stati fatti passi da gigante con particolari telescopi e stanno scoprendo ogni giorno nuovi pianeti orbitanti attorno ad altre stelle. Fino agli anni 90 ufficialmente non si conosceva neanche un pianeta al di fuori del sistema solare. Adesso siamo già quasi a oltre 8.000, fra cui molti abitabili, molti simili alla Terra. E io studio questo materiale dagli anni 80 nelle scuole leusine abbiamo la descrizione riportata da certi testi di tutti i pianeti orbitanti attorno alla stella Troceti, con il loro diametro, con le loro caratteristiche, quali sono abitabili, quali no. Il quadro che è venuto fuori dall'astronomia negli ultimi 4-5 anni esattamente ci presenta gli stessi pianeti di cui noi disponevamo a livello di documentazione, fra l'altro con lo stesso diametro, con le stesse caratteristiche. Questo è veramente sorprendente perché è una conferma forse della veridicità di certi testi. E chiusa questa parentesi, insomma, questa civiltà sarebbe provenuta dal quarto pianeta orbitante attorno a Tauceti, una civiltà molto simile a noi. Ci viene descritta con caratteristiche umane e con alcune differenze, occhi molto più grandi dei nostri, una carnagione tendente all'azzurro, un po' come il fondo che adesso hai dietro di te, no? Questo azzurro ceruleo, no? Molto, Guarda molto caso, Avatar e molto Deva. sì, proprio lì volevo arrivare. La stessa identica colorazione che poi è stata adottata nel film Avatar è la stessa colorazione di Rama e di altre figure della tradizione indiana. Sicuramente non è una coincidenza, ma non solo lì, basta andare nella tradizione Hopi del Nord America. Ci sono tantissime tradizioni spirituali e religiose di popoli, non solo dell'antichità, ma anche del nostro presente, che ci parlano di una stirpe. Basta andare in Sardegna, e anche in Sardegna si parla degli antichi uomini blu. Gli Chardin. Sì, che poi furono gli antenati degli Chardin. E ci vengono descritti così, quindi con questa pelle tendente all'azzurro. E poi avevano un'altra caratteristica che per noi può risultare un po' incomprensibile, perché noi abbiamo due sessi, il maschile e il femminile. E loro, a quanto pare, ne avevano quattro. È una cosa molto difficile da spiegare, ma da quattro praticamente ne generavano altri quattro. E questo nucleo, nonostante fisicamente fossero separati, questi quattro rimanevano legati a livello mentale, un po' come i gemelli, no? Che se sono separati li sentono. Questo popolo viene descritto dai testi come un nome, sì, chiaramente vengono associati agli dei titani, ma c'è anche una denominazione particolare, Picentau, vengono chiamati così. Perché Picken sarebbe stato il nome di questo quarto pianeta orbitante attorno alla stella Tauceti. Questa civiltà sarebbe arrivata nel sistema solare attorno al 90.000 avanti Cristo. Non è che arrivò così dal nulla nel sistema solare, secondo certe cronache avrebbe prima iniziato scoprendo il volo galattico, scoprendo tutta una certa tecnologia, avrebbe iniziato a colonizzare dapprima gli altri pianeti orbitanti attorno alla propria stella. Poi si sarebbe data un'opera di esplorazione, un progetto di esplorazione galattico che l'avrebbe portata a incontrare altre civiltà
e ad assimilarle nella propria orbita. In un contesto comunque pacifico, chiaramente, non si parla qui di guerre, di aggressioni, di guerre di conquista. E sarebbe arrivata, a quanto pare, anche nel sistema solare, appunto circa 90.000 avanti Cristo, più o meno 90.000 anni fa. E si parla della colonizzazione, e qui è molto strano, di quattro pianeti di questo sistema. Si parla di Venere, che all'epoca ci viene descritto come gemello della Terra e sulla stessa orbita della Terra. Evidentemente qualcosa deve essere accaduto, se ciò è vero, potrebbe essere uscito dalla propria orbita, potrebbe essersi avvicinato al Sole, non lo sappiamo. Si parla poi della Terra, si parla di Marte. Marte che avrebbe avuto la stessa civiltà della Terra, e molti indizi lo confermerebbero, magari ne parleremo un'altra volta, e di un altro pianeta che oggi non c'è più. Un pianeta che orbitava fra Marte e Giove, che sarebbe esploso nel contesto di questa guerra di 20.000 anni fa, e guarda caso lì adesso c'è la fascia degli asteroidi, che sono effettivamente quello che rimane di un grande pianeta frantumato. Potrebbe essere Tiamat. Sì, il collegamento con Tiamat c'è, perché poi ci sono dei collegamenti incredibili fra il contenuto di questi testi e i testi della civiltà sumera, perché tutti e due parlano delle stesse cose. Questo è veramente incredibile. E qui si arriva poi alla nascita di una certa umanità, perché viene descritto un qualcosa di simile a quello che troviamo nella Bibbia, se vogliamo, e anche in altri testi sacri. Una creazione, ma non una creazione così per magia, ma una creazione di tipo ingegneristico, perché si parla dei quattro figli del titano Giapeto, Atlante, Menezio, Prometeo ed Epimeteo, che avrebbero creato a propria immagine e somiglianza un prodotto umano, una certa umanità, che doveva garantire a loro una certa perpetuità, cioè loro dovevano garantirsi, arrivati in pochi, magari poche centinaia, su un nuovo mondo. Probabilmente ibridarono i loro geni con i geni del prodotto locale più affine. Molto probabilmente l'uomo di Neanderthal. E da Neanderthal cosa crearono? Crearono i Cro-Magnon. Crearono questa variante particolare del Sapiens che venne fuori dal nulla. E infatti gli antropologi ancora non si spiegano come sia nato l'uomo di Cro-Magnon, che poi è il progenitore di tutte le civiltà europee. E il Cro-Magnon in effetti nasce improvvisamente, già evoluto, già con una propria tecnologia, con un proprio ingegno, con una propria intelligenza, circa 80.000 anni fa, secondo gli antropologi. E quindi sarebbe nata questo primo impero di Atlantide ad Occidente, si sarebbero insediati in questo continente al centro dell'Atlantico settentrionale, per un motivo, perché sempre secondo quanto narrano questi testi, ad Oriente c'era già qualcun altro. E questo è molto interessante perché ci descrivono un pianeta Terra che non solo molto abitato, ma anche popolato da civiltà relativamente avanzate, e non solo umane, non solo umane. E si parla di un emisfero orientale che loro descrivono come il purpureo oriente, contrapposto all'azzurro occidente, abitato da civiltà umane che erano a loro volta in buona parte prodotto di esperimenti genetici di altre razze aliene, parliamoci chiaro.
E il succo del discorso è questo. Arrivate nel deserto di Gobi, che all'epoca era un mare, arrivate in Cina, anche l'antenata, la grande dea del Giappone, Amaterasu, sostanzialmente proveniva dallo spazio. C'è tutto un discorso molto antico alle spalle di queste mitologie. E cosa successe? Poi arrivò questa guerra, questa incredibile battaglia, di cui parlano tutte le tradizioni del mondo. Noi magari ci concentriamo per comprenderla meglio sulla Teogonia di Esiodo, che ci parla della titanomachia, dello scontro fra gli antichi dei, quelli che regnavano sull'universo e che regnavano anche qui sulla Terra, e i nuovi dei, dei nuovi dei venuti da altrove. Chi sono questi nuovi dei? È una bella domanda. E un conto è quello che hanno voluto farci credere che siano, perché io ho dimostrato nei miei libri che quelli che vengono chiamati gli dei olimpici in realtà sono una vera e propria armata Brancaleone, senza né arte né parte, messa in piedi per giustificare un cambio religioso, perché lo stesso Zeus era un mortale, e Zeus poi morì addirittura in battaglia nel corso di questa epica guerra, e a Creta si mostrava addirittura la sua tomba, che venne visitata anche da Pitagora. E Pitagora racconta benissimo di essere stato a Creta e di aver visto la tomba di Zeus. Anche gli altri dei olimpici non hanno nessun collegamento con Zeus. Sì, ha incarnato la figura della divinità del fulmine, del tuono, come il Teshub Hittita, come lo Hadad Assiro, ma di fatto era una figura di cartapesta che doveva governare per interposta persona. E tutto il novero degli olimpici, questo lo spiegherò in un mio prossimo libro che se riuscirò lo finirò entro la fine dell'anno, proprio dedicato all'Olimpo. L'inganno dell'Olimpo si chiamerà. E spiegherò come Hera, che viene descritta come la moglie, la parea di Zeus, in realtà era un'antica dea pelasgica minore, che è stata presa in prestito per farne la sposa di Zeus. Addirittura Efesto era un antico dio del tracio, della metallurgia, che niente aveva a che vedere con con i cosiddetti nuovi dei di matrice indoeuropea. Addirittura Marte, Ares, il Marte dei latini, in origine era una divinità tracia della vegetazione. Non aveva neanche niente a che vedere con la guerra. E Hermes, lo stesso, era una divinità psicopompa che aveva una funzione di collegamento fra l'aldilà e l'aldiqua. E hanno preso tutte queste figure per creare i 12 olimpici. Anche Atena, che poi divenne la divinità Polia di Atene, in realtà era una divinità che proveniva dal Nord Africa, dall'antico lago che si trovava nel Sahara, una divinità antichissima che probabilmente risaliva ai tempi di Atlantide. E quindi la storia è in buona parte da riscrivere, soprattutto la mitologia è da riscrivere, perché è stata completamente manipolata, non dai moderni, parliamoci chiaro, ma da classi sacerdotali legate al culto di questi nuovi dei. E la civiltà atlantidea si rifaceva appunto al culto degli antichi dei, di questi titani, che poi in chiave, diciamo, scientista, in chiave profana, possiamo assimilare a questa civiltà proveniente dal sistema di Tau Ceti. A livello religioso no, perché nei misteri eleusini ufficialmente gli dei titani sono degli dei. Cioè, c'è questa puntualizzazione importante da fare. E quindi Atlantide, che cos'era Atlantide? Questa civiltà non si è mai chiamata Atlantidea, secondo certi testi. Si chiamava Ennica,
Ennica era la civiltà dell'Enne, di questa isola, l'isola più meridionale. Ma effettivamente c'era un regno, come dicevo prima, che si chiamava Atlantia, e questo può essere giunto alle orecchie di Platone. Ma questa civiltà, quando conquistò le altre sette isole, le altre sei isole, poi iniziò un'opera di conquista delle Americhe e del bacino mediterraneo, del Nord Africa, di tutta l'Europa meridionale e del vicino Oriente, e loro si chiamavano Ennici o Ennosigei. Questo era il nome che si davano. E questa civiltà di fatto colonizzò tutta l'Europa. Colonizzò le Americhe, come abbiamo detto, lasciando chiaramente la propria impronta nelle più antiche civiltà amerinde. E in Europa c'era una realtà molto diversa da quella che viviamo adesso e che conosciamo adesso. Anche dal punto di vista geografico, dal punto di vista orografico, il mondo era completamente diverso. Perché è successo un qualcosa, questo qualcosa che ha fatto cancellare dalla storia la civiltà atlantidea. È un qualcosa che di fatto ha azzerato la civiltà. Platone non entra molto nei dettagli, non lo fanno i testi eleusini, perché i testi che sono stati tramandati dalla tradizione eleusina sono attribuiti ad autori che li avrebbero scritti attorno al 10.000 a.C. Quindi alcuni secoli prima della distruzione di questa civiltà. Quindi questi testi non descrivono la distruzione della civiltà atlantidea. Ma recentemente è stato dimostrato dagli scienziati, ne ha parlato molto l'amico Graham Hancock in un libro molto bello che è Impronte degli Dèi, che è uscito 5-6 anni fa. Lui ha elencato tutte le scoperte scientifiche che hanno dimostrato dal 2014 al 2016, quando lui scrisse il libro, e la realtà di due grandi impatti cometari. Praticamente il nostro mondo sarebbe stato colpito in un'epoca che già stava andando incontro alla sglaciazione, che aveva un'era glaciale che durava da parecchi millenni, e tutto il Nord Europa, tutto il Nord America erano completamente coperti da ghiacciai, da coltri di ghiaccio, di neve, erano di fatto inabitabili. Questo primo grande impatto cometario sarebbe avvenuto nel 10.800 a.C. e avrebbe colpito, proprio secondo gli scienziati, secondo pubblicazioni scientifiche, che io poi nei miei libri l'elenco, le documento, avrebbe colpito quella che era la calotta glaciale Lauretide nell'America settentrionale. Praticamente da metà degli attuali Stati Uniti fino a tutto il Canada era tutto ghiacciaio. Tra l'altro ghiacci con spessori quasi ai livelli dell'Antartide, addirittura di un chilometro e mezzo. Questo impatto cometario, un grosso frammento di cometa entrato nel Sistema Solare, colpì in pieno questa calotta glaciale nordamericana e potete immaginare quello che è successo. Determinò a parte uno sconvolgimento a livello sismico di portata globale. Ma il calore generato, equivalente a migliaia di bombe atomiche, fece sciogliere quasi interamente questa calotta glaciale. Tutto il territorio americano, dal Canada fino al Messico, venne completamente spazzato via da un'enorme ondata di fango, detriti, rocce, acqua, un qualcosa di incredibile. E nel territorio degli Stati Uniti, in particolare nello stato di Washington, nel nord-ovest,
anche nei pressi di Seattle, fra l'altro, ci sono enormi tracce proprio di questa enorme valanga che ha scavato le rocce, ha creato addirittura dei canyon da quanto è stata forte la sua potenza. E hanno trovato infatti negli Stati Uniti caverne piene di animali che lì si erano rifugiati e poi sono morti. Caverne dove hanno trovato decine e decine di migliaia di scheletri di animali, tigri dai denti al zanna, elefanti, rinoceronti, qualunque tipo di animale completamente fatto a pezzi dall'impatto. Che fu poi un successivo impatto cometario che questa volta, alcuni secoli dopo, colpì l'Atlantico settentrionale. E quello fu il colpo di grazia per questa civiltà perché colpì proprio il cuore del suo territorio. E questo secondo impatto cometario provocò anche un qualcosa di apocalittico. Già l'impatto di per sé fu apocalittico perché fece deviare l'asse terrestre e modificò il clima in una maniera impressionante, ma l'aspetto più inquietante è questo. Il mondo si stava già sglaciando, stava andando verso una deglaciazione, ma il primo impatto cometario riportò le cose indietro. Innescò, infatti comincia proprio nel 10.800 a.C., il cosiddetto Dryas recente, che è una mini era glaciale, in un mondo che già stava andando incontro a un clima sempre più caldo, a una sglaciazione, arriva di colpo una piccola era glaciale che dura dal 10.800 a.C., guarda caso, fino al 9.600 a.C., quando ci fu il secondo impatto. E il secondo impatto cometario che colpì l'Atlantico settentrionale determinò un aumento con la sglaciazione che ne conseguì del livello dei mari di oltre 150 metri. Tutti i mari, tutti gli oceani salirono, chiaramente non in pochi giorni. Fu un aumento che si generò nell'arco di circa 1000-1500 anni. Ma questo cosa ha implicato? All'epoca il mondo era molto abitato, il mondo era civilizzato, esistevano varie civiltà, non c'era solo quella Atlantidea, c'erano civiltà nella valle dell'Indo, in India, civiltà nell'antica Cina, nel Mediterraneo c'era già una civiltà in Egitto. Ma le più grandi civiltà sono sempre nate sulle coste, sono sempre nate sul mare, o all'estuario dei grandi fiumi. Questa sommersione delle terre, questo aumento di 150 metri del livello dei mari, di fatto annientò completamente ogni civiltà, perché tutto finì sott'acqua. Se il 90% delle civiltà avanzate era sulle coste, venne spazzato via. E infatti, ora non so se ci sarà tempo questa sera, magari ne parleremo in altre occasioni, il mondo è letteralmente costellato di rovine risalenti a quell'epoca. Sì. Rovine che sono state sistematicamente nascoste dagli archeologi. Faccio solo un esempio che abbiamo trattato, che è Mohenjo-Daro. Sì, in realtà Mohenjo-Daro è più recente e non risale al 9600 a.C., anche se non ne conosciamo gli strati più profondi, perché gli archeologi non riescono ad andare molto in profondità perché esce acqua e non riescono a fare scavi approfonditi. Ma la civiltà della Valle dell'Indo era sicuramente molto antica, perché viene descritta in molti antichi testi, ed era sicuramente collegata con quelle città che sono state identificate pochi anni fa, verso il 2014, nel Golfo di Bombay. Bombay, che oggi la chiamano Mumbai, secondo il nome indiano. Questo golfo non ha un'elevata profondità, i fondali sono bassi, circa 40-50 metri.
E sono state identificate nel 2014 durante una spedizione oceanografica dell'Università Indiana, due enormi metropoli, cioè non si parla di villaggi, non si parla di quattro case, si parla di due città gigantesche, estese decine di chilometri, che erano alla foce di due grandi fiumi che sfociavano in questo golfo, che sono sott'acqua e sono città che sono menzionate fra l'altro dal Mahabharata con il loro nome. E sono state fatte delle immersioni, hanno portato in superficie vari manufatti, ceramiche, oggetti che sono stati datati chiaramente al 9000 avanti Cristo più o meno. Quindi la civiltà della Valle dell'Indo, la civiltà di Harappa, di Mohenjo-Daro, molto probabilmente erano collegate con questa civiltà e facevano parte di questo insieme, perché era l'unica grande civiltà che andava dalla Valle dell'Indo fino all'India occidentale. Posso farti una domanda? Così arriviamo alla conclusione, perché tanto questo è un appuntamento settimanale, quindi tutte le domeniche alle 21 riprendiamo di qua. Ma io prima, mentre parlavi, mi si è accesa una lampadina di un discorso che abbiamo fatto in privato, ma ti faccio questa domanda così poi, come al solito, sulla parte finale tocchiamo anche il presente. Prima, citando anche Platone, mi viene un po' alla memoria anche il simposio, quindi questo essere perfetto diviso in due, l'anima gemella, il continuare a cercarsi. Mi viene in mente quello che hanno scritto i fratelli Wachowski, che poi sono diventate le sorelle Wachowski, sia in Matrix, che poi Keanu Reeves recentemente, apro parentesi, ha anche dichiarato essere un documentario e non un film. Ma ci fu una serie televisiva che io ho visto di due sole stagioni, chiamate Sense8. Non so se qualcuno da casa ha presente, ma io consiglio la visione. Ne ho parlato con te ed è illuminante, perché tu mi hai dato la chiave Sì, per sì. capire Sense8. Vogliamo raccontare qualcosa? E poi arriviamo Sì. all'attualità. Questa serie televisiva che io ho seguito a suo tempo è stata interrotta. È una delle tante serie televisive scomode che hanno deciso di interrompere ai primi episodi. E ufficialmente perché mancavano di audience, cosa non vera. È estremamente scomoda perché parla di personaggi che si sentono legati fra di loro anche a grande distanza e alla fine poi si incontrano e sono nuclei di quattro, guarda caso. E prima io parlavo del fatto di questa civiltà dei Picentau che venivano dal sistema di Tau Ceti, che avevano quattro sessi. C'era il maschile, c'era il femminile e ce n'erano altri due. Ora non vi dico i nomi che sono molto complessi, poi se ci sarà occasione in un'altra puntata vi darò anche la descrizione fisica. E sta di fatto che però questi quattro, benché fisicamente separati, erano mentalmente uniti. Ognuno aveva delle facoltà particolari. Uno era portato magari per l'arte, per la poesia, per la letteratura, un altro era portato per la scienza, per la matematica, un altro era portato per altre cognizioni. E in quattro facevano un'unità. E se stavano separati soffrivano perché necessitavano effettivamente l'uno dell'altro. Erano quello che viene chiamato nella tradizione misterica nucleo rombo, perché il rombo ha quattro lati. Questa trasmissione televisiva incredibilmente aveva, infatti niente a caso, un po' come quelli che hanno scritto la sceneggiatura di Fringe, ma anche di Star Trek, di tantissime altre trasmissioni che fanno veramente riflettere, questi sapevano qualcosa, perché hanno descritto la stessa situazione. Queste persone che si incontrano portate da un istinto che li guida a incontrarsi, a ricongiungersi, e probabilmente riflettono
sono l'appartenenza a un nucleo rombo, a quello che è nella tradizione eleusina e atlantidea il nucleo rombo, una famiglia di fatto composta da quattro persone. Un'anima, la stessa anima in più corpi, che è un po' La stessa banalizzarsi. anima in quattro corpi. Cioè, l'anima gemella del fidanzato alla fidanzata è Sì. molto banalizzato rispetto a questo concetto. Sì. E arriviamo, come al solito, avendo passato un'ora, fra l'altro tenteremo di mantenere un po' il formato da un'ora, che secondo noi è il migliore. Quindi ti lascio sul finale, quindi ovviamente continua nelle puntate, nelle prossime puntate del Sentiero di Atlantide, quello di cui abbiamo accennato questa sera, che è stato un bel trip, ma visto che da quando la luce viene accesa tutta insieme poi acceca e abbaglia, cominciamo di settimana in settimana ad accendere delle luci in più. Ma invece, come al solito, un commento su quello che è il nostro presente, la nostra attualità, perché lo ricordiamo anche nelle puntate scorse, tu ci parlavi di aprile e io devo ammettere che tutte le mattine io guardo le news, un po' i comunicati stampa, quello che accade, le ANSA in giro per il mondo, e tutto sembra andare come tu avevi un po' annunciato in tempi non sospetti, verso probabilmente una conclusione in aprile. Se non è aprile, magari fine aprile, forse primi di maggio, ma ci sono dei segnali a riguardo. Io lo sto dicendo già da 2 o 3 settimane, e perché ho avuto chiaramente delle informative. Ma quello che sta succedendo da una settimana a questa parte, anzi forse da 4-5 giorni a questa parte, tenderebbe a confermarlo. C'è una rapida il contrario dell'escalation, no? Com'è la stanno smontando. C'è una demolizione in corso. E dove porterà? Speriamo che porti a una demolizione totale di questa operazione. I segnali ci sono. Ma molto probabilmente personaggi come Draghi hanno il compito, un po' come nel film Nikita, il personaggio, no, quello che deve ripulire la scena, loro devono sì, far uscire l'Italia da questa situazione, ma ripulire la scena del crimine, nel senso devono far uscire la politica e il mondo dell'economia indenne, per evitare ripercussioni che potrebbero essere letali per un certo sistema. Fantastico. E quindi, guarda, siamo stati precisissimi con la durata in questa prima puntata del Sentiero di Atlantide. Io vi ricordo tutte le domeniche ore 21 il Sentiero di Atlantide con Nicola Bizzichi. Intanto cominciamo a ringraziare per il regalo enorme di questa serie di appuntamenti che avremo insieme. No, grazie a te. Ricordiamo quindi tutti i testi di cui abbiamo citato sopra, dove li possono trovare, perché poi molti mi chiedono: ma quel libro che hai citato dove lo posso comprare? Quindi io giro a te la domanda in modo che tu possa Allora, dirmi. innanzitutto sul sito delle edizioni Aurora Boreale, che è la casa editrice che ho fondato alcuni anni fa, che è www.auroraborealeedizioni.it, Aurora Boreale trattino edizioni, un po' complicato.com, e oppure sui vari canali di distribuzione da Amazon, IBS, Feltrinelli e via dicendo. Però la cosa migliore è sempre chiedere all'editore, perché almeno vi vengono spediti direttamente. E ovviamente appuntamento anche per tutte le puntate precedenti, cercate tutto, ricordatevi tutte le uscite, cercheremo di fare poi anche qualche puntata in diretta laddove è possibile, perché so che molti di voi hanno delle domande, quindi qualche appuntamento sarà anche in diretta, in modo che il buon Nicola possa rispondere anche a voi direttamente, siamo solo dei tramiti. Io direi che per questa settimana è tutto, ottima prima puntata, grazie Nicola Bizzi, grazie a voi che ci avete seguito, Manuel, Savio, tutta la redazione di Facciamo Finta Che. Vi vogliamo un sacco bene, come dico sempre io, Hare Krishna, appuntamento alla prossima puntata.